sette dei vi benedicano. Anche a te. Ragazzo, pane, carne e birra, veloce. Oh, ottima idea, nonno, sono affamato. Vi allieto con la musica? Preferirei gettarmi in un pozzo vuoto. Pensaci, potrebbe essere l'ultima occasione se vai al nord. L'unica musica che ascoltano lì è l'ululato dei lupi. Per gli dei. Sono desolata, mio signore, ma siamo al completo. I miei uomini dormiranno nella stalla. A me, data la mia altezza, basta una camera piccola. Credimi, non ho stanze. E non c'è nulla che io possa fare per rimediare? Ti cedo la mia camera. Ecco un uomo scaltro. Confido che abbiate del cibo. Yoren, fammi compagnia. Volentieri. Mio signore Lannister, posso intrattenerti mentre ti ristori? Ti canto la vittoria di tuo padre ad approdo del re. Sì, se vuoi farmi rimanere il cibo sullo stomaco. Lady Stark. Che piacere inaspettato. Mi è dispiaciuto non incontrarti a Grande Inverno. Lady Stark. Ero ancora Catelyn Tully, l'ultima volta che alloggiai qui. Tu, cavaliere? Non è forse il pipistrello nero di Arrenal, quello ricamato sulla tua casacca? Sì, mia signora. E Lady Went è a tutt'oggi un'amica vera e sincera di mio padre, Lord Oster Tully di Delta delle Acque? Sì, lo è. Lo stallone rosso è sempre stato gradito a Delta delle Acque. Sappi che mio padre ha sempre considerato uno dei suoi più anziani e leali alfieri Ser Jonas Bracken. Il nostro signore ne è onorato. Invidio tuo padre per i suoi onorevoli amici, ma mi sfugge quale sia il tuo scopo. Conosco il tuo blasone. Le torri gemelle dei Frey. Come sta il tuo signore? Lord Walter è in buona salute. Sarebbe onorato di avere tuo padre al suo 90° compleanno. Quel giorno si risposerà. Oh. Quest'uomo è venuto nella mia casa come ospite. E lì vi ha cospirato per ammazzare mio figlio. Un bambino di 10 anni. In nome del re Robert e di tutti i valorosi lord che servite, chiedo a voi tutti di prenderlo prigioniero e di aiutarmi a riportarlo a Grande Inverno, dove attenderà il giudizio del re.